La Valle Incantata è un'oasi tra natura e animali che sorge tra Ceri e Borgo San Martino, nel comune di Cerveteri. L'area, molto grande e spaziosa, dispone di molte attrazioni. Per i bambini, piscina, giochi, cavalli, caprette, e per i grandi, punti per i barbecue e ristoro. Offre una giornata di relax per tutta la famiglia. È stata ideata proprio così la Valle Incantata, un posto dove tutti possono stare tranquilli, rilassarsi, i papà possono pescare perché ci sono tre laghetti di pesca sportiva, i bambini possono giocare nel parco giochi e le mamme dedicarsi a un po' di relax o in piscina o magari realizzando il barbecue per la loro famiglia. Siamo a Cerveteri, tra Borgo San Martino e Ceri, dove possiamo dire c'è un'isola felice. Esatto, infatti il nome nasce proprio da questo, l'Isola Felice, perché la prima volta che abbiamo visto questo posto ci è sembrato una valle, perché lo è, ed incantata, perché non volevamo più spostarci di qui. E tutti quelli che vengono trovano che questo nome sia il nome adatto a questo posto, perché nessuno se ne vuole più andare e tornare a casa. Le famiglie che volessero venire qui, come possono fare? Si possono organizzare con tutto il necessario per fare il barbecue e possono trovarlo anche qui da noi. E possono trovarci sulla pagina Facebook sotto Parco Natura La Valle Incantata, dove ci sono tutte le indicazioni necessarie. Avete anche uno straordinario laghetto, si può fare pesca sportiva? Si fa pesca sportiva a rilascio, dove ci sono dentro dei pesci che sono delle carpe a specchio, delle carpe e dei pesci gatto. Perché venire alla Valle Incantata? Per rilassarsi e togliersi un po' lo stress della settimana, della quotidianità, e poter lasciare i bambini giocare tranquillamente e anche giocare con gli animali, perché noi abbiamo una fattoria didattica dove ci sono tutti gli animali recuperati da situazioni difficili. Ad esempio un nostro punto forte è il cavallo Eufrate, arrivato qui da pochissimo tempo, che era un cavallo saltatore e che voleva essere abbattuto, dovevano abbatterlo. E invece è arrivato qui da Bari.